Un'altra edizione qui al Castello Malgrado del Book Crossing. Esatto, 21esima edizione e seconda edizione dell'anno. Quest'anno abbiamo aperto un po' dopo la stagione, ma il pubblico è stato numeroso, ha visitato la mostra sulla storia degli alpini con piacere, abbiamo ospitato presentazioni di libri, concerti, insomma, quindi una stagione ricca anche quest'anno. Con oggi delle visite particolari, delle guide dal mondo che si sono organizzate per fare la visita in questa giornata di chiusura della stagione, chiusura ma non chiusura, perché in realtà abbiamo ancora un appuntamento il 27 di ottobre per la festa di Halloween per famiglie, così come facciamo da anni, domenica pomeriggio dalle 15 alle 18, laboratorio di manualità creativa, letture horror. Ci aspettiamo tanti bambini vestiti da streghette, diavoletti e quant'altro per divertirci ancora una volta. Per quanto riguarda le visite guidate di oggi, speciali, ragazzi del mondo, in che senso? Ragazzi del mondo perché sono ragazzi richiedenti asilo che sono arrivati ormai da circa un anno, un gruppo di 10 ragazzi che collabora con noi, ci viene ad aiutare nelle manifestazioni, in realtà siamo diventati amici, quindi andiamo in gite insieme, gli facciamo visitare il canavese, gli facciamo assaggiare i prodotti tipici e loro ci raccontano della loro storia, del loro paese, e proprio per poter vivere ancora di più con noi, vedendoci fare da guide, hanno deciso che volevano provarci anche loro, e quindi ognuno di loro è dislocato in una stanza e racconta quella sala con precisione, con interesse e con grande passione.